Una intera e intensa giornata di celebrazioni in onore dei bronzi di Riace nel 50° anniversario del loro ritrovamento si è svolta presso l'Hotel Federica di Riace, fortemente voluta dall'Associazione Italiana Cultura Classica, Delegazione Locride e dal Comune di Riace. A far gli onori di casa, Maria Caterina Iello, presidente dell'Associazione Italiana Cultura Classica Delegazione Locride, e ovviamente il sindaco di Riace, Antonio Trifoli. Sono arrivati poi i saluti del professor Salvatore Critelli, coordinatore dottorato di ricerca SIACE dell'Università della Calabria, e della dottoressa Natascia Pellè, vice segretaria AICC. Gli interventi mirati, tra storia e celebrazione, sono stati quelli della professoressa Paola Radici Colace, già ordinario di filologia classica presso l'Università di Messina, nonché presidente onorario AICC, del professor Maurizio Paoletti, docente di archeologia classica presso l'Università della Calabria, del professor Elia Fiorenza, docente di archeologia e storia dell'arte della Calabria bizantina presso l'Università della Calabria, nonché del dottor Domenico Capponi, deputazione di storia patria della Calabria. Ha moderato l'evento Vincenzo Tavernese, socio AICC della delegazione Locride. Buon compleanno quindi ai nostri eroi in bronzo, nella speranza che possano essere volano di turismo molto di più di quanto lo sono stati finora. Il mistero è qualcosa che non appartiene alla scienza. Noi esaminiamo i problemi, troviamo la documentazione e su quella ragioniamo. E allora posso dirle che le due statue sono al momento due, di altre non abbiamo ancora nessuna traccia, che si tratta di un probabile naufragio in epoca al momento non dimostrabile. Certamente abbiamo delle importanti ipotesi, ne conosciamo due o tre che sono quelle che meglio note, cioè un gruppo di più statue oppure le due statue di Erittoni e di Eumolpo che vengono da Atene, e sono ipotesi interessanti che devono essere discusse tra gli archeologi, e sulla base delle nostre discussioni potremo raccontare la meravigliosa storia dei bronzi di Riace. Durante questi anni ho potuto studiare, sulla base di alcuni studi pregressi del compianto professore Roma, alcuni aspetti relativi alla cristianizzazione di un culto pagano, quello che secondo Roma, prima ma anche secondo altri studiosi, va a coprire quello che è un culto pagano, cioè la sovrapposizione di un culto cristiano, appunto dei santi anargiri, i santi medici che prestavano servizio sanitario senza essere pagati, diventa quindi il culto che va a impiantarsi su un culto pregresso, quindi su un culto pagano, probabilmente di due altre divinità che prestavano soccorso ai bisognosi nell'antichità, che sono appunto Castore e Polluce, i cosiddetti Dioscuri. E allora è possibile notare all'interno di questo studio come non solo a Riace ma in altri punti della Magna Grecia, ma altri punti dell'antichità classica e tardoantica, c'è questa sovrapposizione di culti cristiani su quelli pagani, un po' come altri santi che vanno a prendere il posto di alcune divinità appunto dell'antichità classica. Io ho avuto il piacere quest'anno di organizzare qui nella Locride due eventi direi eccezionali per gli interventi, per le presenze importanti che ho avuto, dedicato a questa ricorrenza, i 50 anni dal ritrovamento dei bronzi qui a Riace. Il primo evento a gennaio scorso, con la partecipazione della professoressa Paola Radici Colace, che è anche presidente onorario della nostra delegazione, e con il professore Daniele Castrizio. Questa sera invece con l'Università della Calabria e le presenze eccellenti, il professore Paoletti, il dottore Capponi, il professore Elia Critelli e la professoressa Natascia Pellè dal Nazionale dell'ICC. Sono veramente onorata di questi due incontri e posso dare un'anticipazione, perché nel prossimo ottobre 2023 noi festeggeremo qui nella Locride i 125 anni dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Quindi con interventi eccellenti, un'organizzazione che vedrà presenti tutte le delegazioni d'Italia. Rimane sempre questo mistero, un alone di mistero che li incuriosisce, che ci affascina,
Sicuramente sono, a parte lo sappiamo, sono i due bronzi più importanti forse al mondo, insieme ad altri due che sappiamo e che insomma, abbiamo sentito poco fa anche durante la manifestazione. Sono delle statue eccezionali. Io invito veramente tutti, perché a volte sento dire, io sono anche nella scuola, nel mondo della scuola, chiedo, siete andati a Reggio a vedere i bronzi? No, non ci siamo andati. Dobbiamo andare a visitare, a vedere da vicino queste due eccezionali statue uniche al mondo nel loro genere. Io spero che non siano al termine, nel senso che l'effetto del cinquantenario possa essere di riflesso anche un volano di sviluppo anche per il prossimo anno, perché l'idea della Regione Calabria, anche quella nostra, è che il cinquantenario dei bronzi di Riace possa essere servito da volano di sviluppo economico, e turistico e culturale, e per fare in modo che tantissimi turisti la prossima stagione vengano in Calabria e, se possibile, anche nel nostro territorio Riace e dintorni. Il bilancio, direi che per quanto riguarda le celebrazioni, è un bilancio assolutamente positivo. Quello che io mi aspetto adesso è che finalmente a Riace si possa avere qualcosa di tangibile, altrimenti rischiamo che dopo le celebrazioni, che il nostro territorio Riace, e quando parlo di Riace voglio mettere poi tutta la Locride, non abbia niente da questa meravigliosa scoperta. Insieme alla Regione Calabria, e spero anche al neo ministro della cultura, stiamo lavorando per poter fare in modo che, come già ho detto più volte, Riace abbia qualcosa, abbia finalmente un museo multimediale, abbia qualcosa di tangibile, soprattutto là dove i bronzi sono stati ritrovati, e che quindi tutte le persone che vengono a Riace possano sapere esattamente il luogo dove i bronzi furono ritrovati. L'idea è quella che si viaggi insieme con il Museo di Reggio Calabria, nel senso che il museo è la sede dei bronzi, dove tutti i turisti devono andare a vederla, ma è anche giusto che tutti quanti vengano a vedere anche il luogo di ritrovamento dei bronzi, che è un luogo ricco di cultura e che ha dato i natali anche alla Magna Grecia. Quest'anno, poi stiamo lavorando anche per il fatto di Locride Capitale Cultura del 2025, io spero che anche i bronzi di Riace e Riace possa contribuire affinché tutto il territorio della Locride possa aver riconosciuto questo importante riconoscimento.